Allora, siamo al campo del Barco, dove parliamo con Claudio Bernacchi, responsabile del settore giovanile, nonché allenatore degli allievi provinciali di questa bella settimana in arrivo, torneo di Pasqua, quarta edizione della Coppa della provincia di Viterbo. Claudio, di cosa si tratta? Si tratta di un torneo che ci rivede alla ribalta, diciamo è frutto di altre tre precedenti esperienze, dove abbiamo voluto coinvolgere tutto il nostro settore giovanile, tutta la scuola calcio e anche il settore dei piccoli amici, coinvolgendoli in una iniziativa nella settimana, diciamo, che prelude alla Pasqua. Ecco, sarà una sorta di full immersion con tre giorni strapieni, come l'avete strutturato? Sono tre giorni estremamente impegnativi, partono il giorno 26, praticamente il martedì 26 marzo, dalle 3 del pomeriggio vede diciamo impegnato sul nostro campo in erba e sui campi in terra le quattro formazioni del settore della scuola calcio, praticamente dai pulcini primo anno, esattamente i pulcini che prendono la fascia d'età 2005, i pulcini secondo anno 2004 e i pulcini terzo anno, che è più o meno una mista che comporta i 2003. E poi abbiamo i neo, diciamo, chiamiamoli così, i neo esordienti, che sono l'ultimo anno dei pulcini, che stanno per fare questo passaggio, che sono la fascia 2002. E tutte queste quattro, diciamo, compagini andranno ad affrontare rispettivamente altre quattro compagini di altrettanti ottime scuole calcio, innanzitutto il Montefiascone, il Grotte Santo Stefano sta facendo un buon lavoro, il Tarquinia Calcio 1999 e il Real Canepina. Questo per quanto riguarda la giornata di martedì. Per quanto riguarda mercoledì, poi la seconda giornata la dedichiamo interamente alla scuola calcio, al settore giovanile. E abbiamo una piccola parentesi della scuola calcio. Noi diciamo è diciamo, la fascia intermedia, gli esordienti, i nostri esordienti categoria 2000 e 2001, che sono diretti dal nostro responsabile della scuola calcio, che è il signor Menghini, affronteranno in una partita unica la squadra del Real Canepina. Questa prima fase della scuola calcio termina il giorno 27 di marzo, mercoledì. Poi abbiamo subito dopo, nella fascia del secondo e terzo orario, diciamo dalle 17 alle 19, le altre due compagini che fanno parte del nostro settore giovanile, che sono la squadra dei giovanissimi classe d'età 1998 e 99, che andrà a incontrare il Grotte Santo Stefano, e poi avremo in finale la nostra, diciamo, squadra allievi, chiamiamola A, più piccoli, che sono della fascia età 1997 con qualche 98, che affronteranno l'ottima compagine del Fulgor Tuscania. E il clou finale giovedì. Il clou finale giovedì. Il clou finale giovedì, che è stato fortemente, diciamo, considerato dalla società il punto di forza di questa manifestazione, è un triangolare federale, ribadisco federale perché, diciamo, è coordinato dalla federazione regionale, per cui abbiamo il grande piacere di ospitare per la prima volta nelle nostre mura la società sportiva S Lazio, con la compagine degli allievi Elite 1997. Avremo poi in rappresentanza della città di Viterbo, nostra futura, speriamo, madre, la S Viterbese, con sempre la categoria allievi Elite 1997, e una rappresentativa del Barco Murialdina composta dalla categoria 96-97 e la partecipazione di un 98. Questo triangolare che si giocherà nel totale pomeriggio del giovedì 28 marzo avrà, diciamo, una durata, essendo un triangolare, avrà una durata di tre partite praticamente, con la presenza, come ho detto, delle terne arbitrali federali. Quindi, insomma, tanta roba, sì. Come si ingergo. La Coppa della provincia di Viterbo andrà a chi? La Coppa della provincia di Viterbo nel triangolare andrà la prima classificata. La prima classificata, oltre a, diciamo, al trofeo, avrà una bellissima targa che la provincia ha messa a disposizione, un bellissimo trofeo.
ci sarà al termine una ricca premiazione dove speriamo e abbiamo la certezza che interverranno alcune autorità di Viterbo, ma anche delle autorità sportive che sono state invitate e già hanno dato un buon assenso nella presenza. E è chiaro che poi al termine di tutto ci sarà un ricco buffet dove poi ci saranno i consueti saluti di Pasqua per completare un po' questa settimana all'insegna del Barco Murialdina. Sicuramente, e auspichiamoci anche dei bei pomeriggi di tempo, insomma, forse il rischio più grosso è quello a questo punto. La grossa preoccupazione è che le previsioni meteo non sono rassicuranti, si spera che ci dia uno spiraglio di bel tempo, di non pioggia soprattutto. Comunque, il calcio si gioca anche sotto all'acqua, però certo un torneo come questo sarebbe stato più appetibile, più interessante e soprattutto avrebbe portato più pubblico sicuramente una bella giornata di sole primaverile. Perfetto, comunque l'invito è rivolto a tutti gli appassionati, certo. Quindi qui al Campo del Barco per 3 giorni di un bel calcio giovanile. Grazie Claudio. Prego.